Ma Sara Giacopello è più Beatles o Rolling Stones? Beatles. Beatles anche tu, andate d'accordo, e questa sì, è la grande. Perché... Diamo il benvenuto a Sara Giacopello che si è seduta qui. Sara, mettiti la cuffia che altrimenti non senti, non hai l'atmosfera vera della radio, e questo è bello. Allora, Sara, rompiamo il ghiaccio e andiamo tranquilli perché sei tra amici, ok? Sei veramente tra amici. Come sei arrivata a sederti su quella sedia? Allora, io sono un'attrice da quando faccio la quinta elementare. Beh, vabbè. Io ho cominciato in quinta elementare con la scuola. Dopo scuola andavo a teatro con gli amichetti, con un insegnante di teatro di paese, e lì è arrivato l'amore. Ho fatto una scuola con una specializzazione di arti dello spettacolo, dove ho conosciuto Alex Polidori, che a 15 anni mi portava nelle sale e mi faceva assistere, quindi ho cominciato a 15 anni assistendo. Oh, quindi la fortuna ce l'hai avuta tu, la fortuna di poter rubicchiare bonariamente qualcosa. Sì, da piccola, poi ho smesso, cioè è arrivata la maturità, è arrivata la laurea e dopo la laurea ho ricominciato. Vedi? Sì. Quindi hai fatto un percorso, in che cosa ti sei laureata? In linguistica. Bellissimo, quindi hai fatto un percorso di studio, un percorso universitario, e poi però forse stai tornando verso quella che potrebbe essere questo cassetto che si muove, questo cassetto che vibra. Mi sono iscritta a una scuola per imparare un po' di a leggere il copione, queste cose scritte fra parentesi che non avevo idea di cosa fossero. E poi mi sono buttata. E in più, questo lo voglio dire perché è importante che tutti lo sappiano, tra poco andiamo in scena con Bruno Alessandro, con la direzione artistica di Bruno Alessandro, con dei pezzi teatrali di Chekhov e di Shakespeare. Dove? Abbiamo 6 serate al Tordinona e 3 serate all'Altrove. No, vabbè, quindi insomma, un bel impegno. Quindi tutti invitati, venite, mi raccomando. E Bruno Alessandro andrà in scena con Il Canto del Cigno, quindi sinceramente poi magari fammelo, una cosa del genere. Poi magari fammelo sapere perché magari diamo la notizia qui in radio quando siamo sotto. Quando sarà? Lo sai il periodo? Sì, abbiamo 2 serate l'ultima settimana di marzo, poi la prima settimana di aprile e poi le prime 2 di maggio. Quindi siete già in prova? Siamo già ampiamente in prova tutte le sere, infatti oggi non sto provando. E allora, intanto salutiamo Bruno, il regista. Si chiama? È Bruno, grazie di avermela data, grazie di avermela mandata questa sera, però è importante anche che questi ragazzi si facciano sentire e che giochino un pochino insieme a noi, perché questo è sempre importante, to play, no? Il verbo che to è play. Sempre importante, sempre, bisogna giocare, è sempre un gioco. Senti, quindi insomma questa è la tua formazione, questo è come sei arrivata qui, io ti devo fare la solita, intanto scusate, ma prima che me lo scordo perché poi magari c'ha da fare, c'ha una serata, questo che vedete è il DJ della radio che prepara tutti i mix della radio, stasera a Luna c'è una sua replica, c'è il Vintage Mix che va in replica, ma lui fa i Vintage Mix il sabato alle 22, e sono quelli originali, quelli mai andati in onda, ogni sabato ce n'è uno diverso, e poi si occupa anche dei Radio Mix che vanno a ogni mezza, sempre durante il giorno su Radio Cigliano, Fabio Di Matteo a Radio Cigliano. Fabio. Allora, io ti devo mandare anche a te la domanda di roba da doppiatori. Cominciamo con quella: chi sognavi di essere da bambina? Un po' così, facciamola un po' okay, così. Io sarò banalissima, io volevo essere Emma Watson, cioè io nella vita volevo essere Emma Watson, Hermione Granger di Harry Potter. Ah, Hermione! Io sono di quel periodo, da piccola, il mio primo libro letto è Harry Potter. Ma avevi anche la bacchetta? Sì, ma ce l'ho ancora! Ma io ho la sciarpa di Corvo Nero, io sono fierissima della mia grandissima passione di Harry Potter. Giustamente, ci piace molto. Io volevo essere, ma non nel personaggio, no, io volevo proprio essere lei, io nella vita volevo diventare lei, l'attrice. Emma Thompson o sì, Emma Watson o Hermione? No, Emma Watson, Emma perché Watson. La trovo bellissima, io brava, penso che sia meravigliosa. È brava. E la seconda domanda è: chi sogni di essere un giorno? Emma Watson. Ancora ci spero, però ancora non lo sono diventata. Mi piacerebbe essere attrice, sia dietro al leggio che sul palco. Davanti alla telecamera un po' meno, non sono convintissima. Però comunque però spero attrice. Già il contatto col pubblico, porca miseria, in teatro come esce è fuori, è un contattone, cosa, una cosa pazzesca. Cosa, sì. Quindi insomma, probabilmente verrà anche la telecamera, chissà. Vedremo insomma. Vedremo. Allora, io subito sono un po' in ritardo, ma ti devo passare il tuo testo. Ecco qua le 2 copie, questo è il tuo, attenzione a non spoilerarlo troppo. Andiamo a vedere. Pure per lei abbiamo un testo che non è proprio per la sua età, è un po' più grande, anche se è stato fatto nel 1987 questo film.
E stiamo parlando di Il cielo sopra Berlino, gran film del 1987. L'attrice è Solveig Don Martin, tedesca, Don Martin, ed è doppiata da Aurora, è stata doppiata da Aurora Canchan all'epoca quando aveva 32 anni fa. 32 anni fa, quindi fatevi. Lei non era manco nata. No. Ma pochi qua erano nati, Nata da pochissimo. Da niente, io pure ero in procinto, diciamo, sì praticamente. Ero in procinto. E allora, io adesso vediamo, mi ero fatto un appunto della musica che ti volevo dare, l'abbiamo già sentita, ma perché non rimetterla, perché tanto è così un bel pezzo che accompagna bene. E allora togliamo la basetta, facciamo ascoltare questo pezzo tratto da Il cielo sopra Berlino. Lei è Sara Giacopello su Radio Cigliano. Spesso parlo da sola, solo per imbarazzo, in momenti come questi, come adesso. Ma che succede se il tempo stesso è una malattia? Come se qualche volta ci si dovesse chinare per vivere ancora. Vivere. Basta uno sguardo. Il circo mi mancherà. È buffo. Non sento niente. È la fine, non sento niente. Devo disabituarmi ad avere cattiva coscienza quando non sento niente. Come se il dolore non avesse un passato. La maggior parte del tempo sono troppo cosciente per essere triste. Ho aspettato un'eternità che qualcuno mi dicesse una parola affettuosa. Poi sono andata all'estero. Qualcuno che dicesse oggi ti amo tanto. Come sarebbe bello. Devo solo alzare la testa e il mondo si apre davanti ai miei occhi. Mi sale nel cuore. Quando ero bambina volevo vivere su un'isola. Una donna sola. Potentemente sola. Sì, è così. È tutto così vuoto, slegato. Il vuoto e l'angoscia. Come un animaletto che si è perso nel bosco. Chi sei tu? Non lo so più. Ma non piangere. L'ultima cosa da fare è mettersi a piangere. Non è mica sempre tutto così come si vuole. Così vuoto. Tutto così vuoto. Devo solo essere pronta. E tutti gli uomini del mondo mi guarderanno. Nostalgia. Nostalgia di un'onda d'amore che salga dentro di me. È questo che mi rende sempre così incapace. L'assenza di piacere. Il piacere di amare. Brava.